Campionato alle porte, quale occasione migliore per parlarne con il DS Fabio Lupo, grande amico di Rete 8, di tutti noi. Allora, intanto buongiorno Fabio, grazie per aver accettato il nostro invito. Parliamo del Pescara, perché rispetto alla scorsa stagione, quest'anno in rosa più over. È un cambio di strategia secondo te? Ma anche probabilmente è stato dettato dal mercato. Quest'anno è stato un mercato un pochino particolare, è andato a rilento, poi si è acceso, poi si è rispento. Evidentemente sono state trovate occasioni giuste per prendere giocatori che secondo me tanto di buon livello, perché calciatori che probabilmente avrebbero potuto fare una carriera diversa e che sono in una fase della loro carriera particolare, per cui possono trovare in Pescara la motivazione giusta, la piazza giusta per rilanciarsi. Senti, in questo momento manca il 9, è stato ceduto Tommasini al Gubbio, contratto triennale, Sasanelli, che tra l'altro sarà squalificato per le prime 3 partite di campionato, è stato promesso al Messina in prestito, rimane solo Vergani che purtroppo non ha mai convinto. È stato un azzardo cedere Tommasini? Bisogna vedere le dinamiche dall'interno, può darsi anche che loro siano convinti di avere già qualcosa sotto mano e quindi questa cessione non gli crea problemi. Sai, il mercato è sempre particolare, perché visto dall'esterno gli dai una lettura, visto dall'interno spesso gliene dai un'altra. Probabilmente per caratteristiche Tommasini non è il giocatore perfetto per il 4-2-3-1 tipico di Baldini o addirittura per il 4-3-3, quindi anche questa considerazione tattica probabilmente ha inciso su questa scelta. È chiaro che il Pescara ha bisogno di questo 9, perché purtroppo Vergani ha continuato a deludere, questo 9, ma sono tante le squadre che lo stanno cercando e sarà un mercato molto interessante sugli attaccanti. Via Franchini, anche Franchini seguirà Tommasini al Gubbio. È arrivato Lonardi, che tu conosci, in prestito al Sud di Tirolo, ha fatto molto bene la Virtus Verona in Serie C, 111 presenze. Ecco, che tipo di giocatore è? Perché a me sembra, ecco, tanto per farci capire a chi è in visione d'ascolto, per fare una similitudine, una sorta di Cristante. Sì, no, la similitudine ci sta tutta, effettivamente è come Cristante, un giocatore molto solido che può giocare tranquillamente sia da play difensivo o anche da interno di palleggio o comunque di sostegno alla manovra. Non è un giocatore che ha un grandissimo passo, nel senso che può essere una mezzala di grande inserimento, pur essendo un giocatore che comunque quando arriva in area, anche per struttura, è in grado di farsi sentire. È un buon giocatore, ha sempre dimostrato di far bene in questa categoria. Come dicevo, è uno di quei giocatori che probabilmente avrebbero potuto fare anche una categoria diversa. Il Pescara lo prende, infatti lo ha preso su Tirol, non ci crede ancora, però per lui è una grande occasione venire a giocare qui a Pescara e sul piano motivazionale sono scelte corrette. In difesa Pierozzi, che insomma ha bisogno di presentazione, tra l'altro ha anche vinto il campionato lo scorso anno a Cesena, anche se era chiuso da Adamo, titolarissimo nel Cesena di Domenico Toscano, che quest'anno allenerà il Catania. A sinistra Crialese, che va a formare la coppia con Moruzzi, classe 2004. L'ultimo arrivato sarà Mulè in giornata, che tu conosci molto bene, difensore centrale. Sì, sì, anche lui è un giocatore che seguivo molto quando all'inizio della sua carriera, 3-4 anni fa, poteva fare una carriera probabilmente diversa, ha trovato qualche problema nel suo percorso, però è un giocatore molto duttile, che ha una buonissima fisicità, molto elastico, può dare anche la possibilità in qualche situazione di partita o di campionato di giocare anche a 3, anche se la difesa a 3 non è prevista da mister Baldini, però è una soluzione che ci può stare. È un'ottima operazione, a mio giudizio, sotto l'aspetto tecnico. Un altro volto nuovo del Pescara edizione 2024-25 è Curzio Bentivegna, che tu conosci dai tempi di Palermo, tra l'altro ex promesso nel Palermo, 7 presenze in Serie A, l'esordio ricordo con Iachini in panchina. Sì, noi quell'anno lì dovevamo fare una squadra per vincere il campionato, lui era ancora giovane, gli demmo la possibilità di andare a giocare a Carrara. È chiaro che poteva fare molto di più, come proprio il discorso abbiamo fatto anche per altri giocatori. Noi a Palermo in quel momento lì credevamo molto nel giocatore in Bentivegna, pensavamo che avrebbe potuto fare un percorso diverso, non so le ragioni per cosa è accaduto questo, però ha ancora tempo, è relativamente giovane e penso che Pescara possa essere una tappa importante della sua carriera. Senti, Foggia pochi giorni fa, proprio ai nostri microfoni, ha dichiarato testualmente: nel girone B del campionato di Serie C quest'anno non c'è una favorita, sei d'accordo?
Sì, condivido. È un girone pieno di blasone, pieno di prestigio, ci sono tante squadre, dal Pescara al Perugia, alla Ternana, l'Ascoli, la Spale, l'Entella e così via. Quindi c'è grande prestigio, però proprio la squadra che ammazza campionato non esiste, un po' il CSN dell'anno scorso non c'è. E questo secondo me potrebbe essere un bel vantaggio, oltre al fatto che quest'anno c'è anche il Milan Under 23, quindi c'è questa novità, questa curiosità in questo girone che io vedo come un girone molto interessante sotto vari profili. Sotto vari profili, tra l'altro ci sono squadre che si stanno muovendo molto bene, vabbè, insomma, una di queste è sicuramente la Ternana che ospiterà il Pescara, ormai ci siamo, venerdì alle 20.45, squadra retrocessa dalla B, si è suicidata lo scorso anno, no? Dopo l'1-1 della finale di andata playout con le Bari, ha perso 3-0 al Libero Liberati di Terni, quest'anno sono arrivati tanti giocatori interessanti. Sì, sì, la Ternana si è mossa bene, sembrava all'inizio avere qualche difficoltà, invece poi c'è stato un cambio di marcia, sono andati a prendere giocatori di buonissimo livello per la categoria, poi è chiaro che comunque la Ternana ha il suo blasone, quindi ha attirato anche vari giocatori, è certamente un avversario temibile, però condivido il parere di Foggia, non esiste in questo momento qui la massa campionato, poi ci sarà una sorpresa come spesso accade, però sulla carta non c'è la squadra più forte delle altre. Ecco, secondo te allo stato che ruolo potrà recitare il Pescara? È ancora presto evidentemente perché Pescara è partito in ritardo, Baldini è arrivato il 14 luglio, ci sono state le dimissioni sorprendenti di Daniele Dell'Icari, è chiaro che lo stesso Foggia in un mese, no? Ha dovuto fare tante cose, si è dovuto ambientare, non è stato facile neanche per lui, secondo te a tuo avviso? Sarà importante vedere intanto cosa verrà fatto nei prossimi 10 giorni, perché prendere un attaccante di livello meno fa la differenza. Io direi che sostanzialmente la rosa del Pescara mi sembra una rosa di buon livello, come le altre, come abbiamo già detto, non da ammazzare il campionato ma stare dentro ai playoff comodamente, e poi ecco, l'acquisto di questo attaccante può mutare le ambizioni del Pescara, che però ripeto, secondo me sarà protagonista, anche perché ha un allenatore molto bravo, che si fa volere bene dal gruppo, lettore caratteriale, se la squadra lo seguirà e il pubblico saprà capire anche le sue umoralità, io credo che il Pescara abbia fatto un'ottima scelta proprio sotto l'aspetto tecnico. Pineto, che ha rivoluzionato l'attacco, sono arrivati Del Sole, Fabrizi e Bruzzaniti, sono rimasti tanti giocatori della scorsa stagione, ha anche cambiato allenatore, Cudini, che è un giovane molto interessante, potrebbe essere la mina vagante secondo te? Io credo che il Pineto abbia fatto le cose con ponderatezza, con equilibrio, è andato a cercare di fare un salto di qualità nel reparto offensivo, mantenendo più o meno la struttura in mezzo al campo e dietro, quindi secondo me ha fatto le cose nella maniera giusta. Credo che Pineto debba fare un campionato tranquillo, poi sarà partita per partita sicuramente un avversario molto scomodo da affrontare per tutti, anche perché Mirko Cudini, che tra l'altro ha la particolarità di essere stato mio compagno di squadra ad Avellino e mio giocatore ad Ascoli, insieme a Pasquale Foggia. Cioè, 2005-2006, no? Esatto, quindi questa particolarità, quindi che conosco molto bene, è un giocatore che conosce molto bene questa categoria, credo che sarà una squadra molto difficile da affrontare per tutti. Ricordo in quell'Ascoli, se non vado errato, da una parte Foggia, dall'altra Fini, poi c'era anche Bielanovic con Quagliarella, no? Sì, era qualche intuizione l'avevamo avuta, diciamo, dai. Consideri dietro anche Domizzi, Paci, Coppa, Guarna, insomma, abbiamo fatto fu un bel lavoro, infatti, e poi insomma, con un allenatore come Marco Giampaolo, insomma, così, colgo anche l'occasione per esprimere un auspicio che sia quello che Marco possa rientrare presto, insomma è un abruzzese come noi, persona di grande competenza, deve rientrare nel calcio, spero che lo faccia presto. Beh, anche tu ti sei stancato di stare fuori dalla mischia, no? Stancato è una parola... Io come dico sempre, vivo di calcio ma non vivo per il calcio, questa è la mia forza e la mia debolezza allo stesso tempo. Se trovo la situazione giusta, le condizioni giuste, sono pronto a ripartire. Se non le trovo, sono sereno, sono tranquillo, ho la mia vita e vado avanti tranquillamente e serenamente.